possibile dimagrire e mantenersi in forma quando si è pigre, svogliate e magari anche molto golose? Secondo me assolutamente sì, e in questo video ve lo voglio dimostrare. Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice del libro The Chic Factor, che è in vendita su Amazon tra i bestseller della sua categoria. Sono anche l'autrice di un manuale che si intitola Come sembrare più magre e tutti i trucchi per essere in forma davvero, che vendo direttamente sul mio blog. Quali sono dunque i trucchi che possiamo adottare quando ci sentiamo particolarmente prive di determinazione, di forza di volontà, oppure come capita spessissimo a noi donne over 40, quando magari stiamo vivendo un momento nella vita in cui ci manca letteralmente il tempo da dedicare a noi stesse? Ecco, secondo me esistono tutta una serie di piccoli accorgimenti che possiamo facilmente integrare nella nostra vita di tutti i giorni e che ci aiutano a perdere peso se ne abbiamo bisogno, se lo desideriamo, ma soprattutto a mantenerci in forma quasi senza accorgersene, perché sono piccoli accorgimenti appunto che possiamo facilmente integrare nella nostra vita senza sentirne il peso, lo stesso peso che potrebbe dare per esempio una dieta o un programma diciamo di allenamento sportivo in palestra particolarmente intensivo. Insomma, si tratta di piccole dritte, di piccoli consigli che tutte noi possiamo adottare anche quando proprio di tempo da dedicare a noi stessi e soprattutto anche di energia e di determinazione non ne abbiamo tantissima. Partiamo prima di tutto dai consigli di carattere alimentare. Un primo consiglio che mi sento di darvi è quello di evitare i sabotaggi. Sappiamo tutti, soprattutto chi tra noi vive in famiglia, che è facile lasciarsi contagiare quando magari altri familiari richiedono menu speciali, magari particolarmente sostanziosi, tipicamente i nostri figli. Io ho due figli maschi ormai grandi che mangiano come bufali, beati loro, hanno anche il necessario metabolismo per smaltire il tutto, io purtroppo no. Per cui un tempo mi riducevo semplicemente a fare due menu diversi. Adesso non più, evito questo tipo di sabotaggi creando semplicemente dei pasti di tipo modulare. Cosa significa? Magari faccio un piatto forte, abbastanza sostanzioso, che è destinato soprattutto a loro, e poi magari una serie di piccoli contorni che per me possono invece costituire il piatto principale, perché fatti soprattutto a base di verdure e di proteine, quindi ben più adatti, soprattutto nel pasto serale, all'alimentazione di una donna over 40 e ancor più over 50. Come lo sono io. Un altro consiglio che mi sento di darvi è qualche volta di saltare la spesa. Molto spesso ci ritroviamo magari alla fine di una faticosa giornata di lavoro o anche di faccende domestiche a dover andare a fare la spesa perché magari abbiamo pianificato un pasto che richiede qualche ingrediente particolare e ci obbliga ad andare al supermercato. Ecco, qualche volta cerchiamo di non farlo. Magari facciamoci un'idea di quello che ancora abbiamo in frigo, in dispensa, e anche se si tratta soltanto di pochi ingredienti, proviamo a ideare un menu basato solo su queste cose. Questo non solo ci aiuta a sfruttare in modo intelligente quello che abbiamo già in casa, ma soprattutto può essere anche una misura molto dietetica, perché facilmente si tratterà di materie prime che quindi richiedono di essere diciamo cotte, cucinate da noi e molto spesso portano a risultati che sono decisamente meno calorici di quelli che avremmo fatto, diciamo, facendo la spesa, diciamo, da zero e quindi magari comprando anche tutta una serie di cose non proprio sane, non proprio dimagranti, soprattutto quando magari ci riduciamo a fare la spesa alle 6 di sera. Un altro accorgimento che mi sento di darvi è quando proprio nessun tipo di alimentazione sana funziona, perché semplicemente non abbiamo la testa per pensare a una vera e propria dieta, o se non è una dieta, a un'alimentazione magari un po' complessa basata su determinati principi. Io in questi casi ricorro semplicemente a quella che chiamo la dieta più semplice del mondo. Semplicemente alleggerisco il pasto serale, che almeno per me è quello che ha l'impatto di gran lunga maggiore sul mio metabolismo, e scelgo di mangiare nel pasto serale esclusivamente verdure e proteine. Questo già da solo spesso mi permette di perdere magari un chiletto accumulato nell'arco di una settimana, a volte anche meno. Un altro accorgimento sul piano alimentare è quello di iniziare bene la giornata con un bel bicchierone di acqua calda o comunque tiepida e succo di mezzo limone o anche di un intero limone a seconda del quantitativo d'acqua spremuto.
Questo in qualche modo regolarizza, diciamo, tutto il metabolismo per il resto della giornata e trovo che dia anche slancio, oltre a rappresentare una fonte di vitamina C. Io tutte le volte che mi ricordo, e per fortuna ultimamente mi ricordo un pochino più spesso, cerco di iniziare le mie giornate bevendo appunto un bicchierone di acqua calda e limone e trovo che favorisca anche un sano dimagrimento. Un altro accorgimento è quello di speziare di più i piatti, soprattutto quando magari cerchiamo di alimentarci in modo sano, può essere magari che tendiamo a ripetere determinati cibi, determinati piatti un po' troppo spesso e questo può far subentrare una certa noia. Ecco, speziare ha il duplice vantaggio di creare più varietà nella nostra alimentazione, ma anche di permetterci, diciamo, di dare una sferzatina in più al nostro metabolismo. Provate magari spezie anche un po' nuove come la curcuma o la paprika o un pizzico di peperoncino se vi piace. Tutte queste spezie non solo fanno bene al nostro organismo, ma appunto permettono di accelerare leggermente il nostro metabolismo. Un altro trucchetto che io utilizzo è quello di anticipare leggermente l'orario della cena. Ecco, magari capita di non mangiare proprio leggero a cena, ma capita ahimè ultimamente molto spesso, e quello che cerco di fare è semplicemente di fare la cena non troppo tardi, in modo che passino almeno altre 3-4 ore prima dell'ora di andare a letto e magari anche con la colazione del giorno seguente ci siano quelle 15-16 ore di margine che permettono, diciamo, al nostro organismo, al nostro metabolismo di lavorare meglio. Un altro trucchetto, diciamo, per evitare di sabotarci da sole quando il tempo è poco, quando siamo stressate e stanche, quando arriviamo a casa magari nell'orario peggiore, in preda ai morsi della fame, e poi tendiamo, diciamo, a buttarci su tutto quello che troviamo sotto mano. Ecco, facciamo in modo che quello che troviamo sotto mano in quei momenti siano opzioni sane. Opzioni già pronte, magari possono essere verdure tagliate a julienne e conservate magari sotto vuoto, può trattarsi di un po' di bresaola, di piccoli cubetti di parmigiano senza esagerare, oppure anche di uova sode che possiamo appunto bollire prima e poi tenere a disposizione per qualche giorno nel nostro frigorifero. Tutte queste opzioni faranno sì che nel momento in cui proprio la fame nervosa si impossessa di noi, si impadronisce di noi, quello che troviamo sotto mano per soddisfarla non siano schifezze, non siano patatine, non siano snack ipercalorici e grassi, ma siano appunto delle opzioni magari un pochino più proteiche e vitaminiche, quindi non solo più sane, ma anche diciamo più favorevoli, diciamo, al peso forma. Passando invece a quelli che sono gli accorgimenti da adottare quando si tratta di attività fisica, anche questo, diciamo, è un'altra di quelle cose che purtroppo quando la vita si complica, quando abbiamo poche energie perché siamo stanche, stressate per tanto altro, tendiamo un po' a saltare, evitare. Io per prima, tra l'altro, ve lo confesso, sono una persona abbastanza sportiva a cui piace muoversi e fare attività fisica normalmente, però quando sono molto stressata, molto stanca, quando si accavallano gli impegni, quando ho molte preoccupazioni, tendo purtroppo a lasciare andare un pochino sul piano dell'attività fisica. Allora, un primo consiglio che vi sento di darvi è quello che poco è meglio di niente, cioè iniziate magari con 5 minuti al giorno, fate quello che potete. Spesso poi quei 5 minuti che magari vi aiutano proprio come idea mentale a superare resistenze e pigrizia iniziale si trasformano in 10 minuti e poi in 15 e in 20, perché spesso la difficoltà è proprio infilarsi le scarpe da ginnastica o i leggings per andare ad allenarsi, proprio il primo passo concreto che dobbiamo fare per allenarci. Il resto poi viene un pochino da sé, per cui provate appunto quella tecnica dei 5 minuti senza diciamo pretendere troppo, almeno inizialmente, da voi stesse. Un altro consiglio che se mi sento di darvi è quello di scegliere sempre e comunque un'attività fisica che vi piaccia, perché questo trucco, diciamo, è abbastanza scontato. Se optate per un'attività che vi piace, sarà molto più facile che voi andiate avanti a praticarla. Quindi scegliete l'attività fisica che più amate e praticate quella. Tanto l'importante è muoversi, tenersi in salute e non c'è un'attività che sia migliore di un'altra se ci permette di bruciare un ragionevole numero di calorie e di mantenere il nostro fisico in forma.
Un altro trucchetto è quello di provare con piccole unità di allenamento ogni giorno. La costanza in pratica premia più della quantità in questi casi. Provate per esempio col classico minuto di plank da eseguire ogni giorno per un mese. Se non sapete che cos'è un plank, googlatelo, vi usciranno infiniti tutorial e anche video sulla corretta esecuzione di questo esercizio che permette in pochissimo tempo di allenare un po' tutto il nostro corpo. Oppure fate le classiche 10-15 flessioni, oppure se ancora sfidatevi da sole, iniziate magari con 5 flessioni ben fatte e poi da lì cercate di arrivare a 10, poi a 15 e poi a 20. Insomma, piccoli passi perché la costanza ve la sicuro premia. Un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di essere gentili con noi stesse, cioè di mandarci messaggi positivi, invece di affliggerci perché non siamo state costanti, perché non abbiamo sfruttato a fondo l'abbonamento in palestra che oltretutto è costato, perché il giorno prima abbiamo sgarrato a tavola o a cena fuori con gli amici. Cerchiamo di inviarci messaggi d'affetto, messaggi positivi, sono un po' quelli che invieremmo alla nostra migliore amica se ci chiedesse consiglio su come rimettersi in forma. Ecco, trattiamo prima di tutto noi stesse come se fossimo le nostre migliori amiche. Detto questo, per quanto riguarda la nostra forma fisica e anche il dimagrimento, non esistono solo lo sport e diciamo, l'alimentazione sana, ma ci sono tutta una serie di altre cose da considerare. La prima è quella di farsi un buon sonno. Ecco, un problema che affligge moltissime di noi donne over 40 e over 50 è proprio il problema del sonno. Spesso le nostre notti non sono più così ininterrotte come lo erano 10 anni fa o 15 anni fa. Per cui cercate di fare in modo di farvi delle sane dormite perché il sonno è altrettanto importante per la nostra forma fisica. Un altro aspetto molto importante è quello di cercare di tenere sotto controllo lo stress. Purtroppo a volte è davvero inevitabile, ci sono momenti nella vita che richiedono veramente tanto da molte di noi. In questi momenti è particolarmente importante prenderci cura di noi stesse. Dedicarci, proprio schedulare nella nostra agenda dei momenti da dedicare a noi stessi. Lo so che è difficile perché noi donne purtroppo spesso siamo portate a dedicarci agli altri, ad aiutare prima gli altri che noi stesse, però è davvero, davvero, davvero importante farlo perché se non curiamo un pochino noi stesse, non ricarichiamo le batterie, non cerchiamo di ridurre i nostri livelli di stress, abbiamo ben poco da dare purtroppo anche agli altri. Per cui ecco, questo è l'ultimo messaggio che mi sento di darvi, è quello di volersi bene, vogliamoci bene in tanti modi, sia fisici sia mentali, perché è davvero la cosa fondamentale per vivere una vita in salute, per mantenerci in forma, per dimagrire, se lo desideriamo, e da lì poi tutto il resto viene quasi naturalmente da sé. Ecco, se questi consigli ti sono stati utili, se ti interessa ricevere altre dritte, altre piccole strategie, altri consigli e idee, per una vita felice, piena e gratificante dopo i 40 anni, ti invito a iscriverti a questo canale e a seguirmi anche nei prossimi video. Ti invito anche e soprattutto a seguire il mio blog No Time for Style, di cui trovi il link qua sotto. Sempre qua sotto trovi anche il link a una risorsa gratuita che ho fatto per tutte le mie lettrici, che riservo a chi si iscrive alla mia newsletter. Potete richiederla assolutamente gratuitamente ed è una pratica mini guida digitale che potete anche scaricare e stampare anche a colori e che contiene tanti altri consigli per mantenersi in forma. Infine, qui sotto, sempre qui sotto, trovate il link anche al mio manuale che si intitola appunto Come sembrare più magre ed essere in forma davvero, che è una vera miniera di consigli per vivere una vita felice, piena e soddisfacente e al tempo stesso mantenersi in forma o se necessario ritrovare la forma perduta quasi senza accorgersene. E al tempo stesso anche insegna a vestirsi, a curarsi e a crearsi un'immagine che ci rende immediatamente più snelle allo specchio. Con questo vi saluto e spero di rivedervi presto. Ciao, a presto!